Il pellegrinaggio come percorso di arricchimento spirituale e culturale affascina chi è alla ricerca di crescita e maggiore consapevolezza personale. Questo rimane il fermo riferimento da cui nasce la proposta del Cammino di Santa Giulia. La tradizione europea dei viaggi carichi di senso religioso e storico si fonda su due antichi itinerari, il Cammino di Santiago e la Via Francigena. La valorizzazione moderna della Via Francigena è relativamente recente e ancora in corso di sviluppo e affermazione. Questo storico percorso non indica tuttavia un tracciato esclusivo, identificabile in modo univoco. I documenti storici testimoniano infatti l'esistenza di varie diramazioni ed importanti tratti alternativi. È inoltre necessario considerare che le strade percorse dai viandanti nel Medioevo risultano ormai quasi totalmente ricoperte e inglobate nell'attuale sistema viario. L'idea da cui nasce il Cammino di Santa Giulia è molto semplice: ripercorrere la via longobarda della traslazione delle spoglie di Santa Giulia da Livorno, città di cui la martire patrona, fino a Brescia, presso cui le sante reliquie sono conservate dai tempi di Re Desiderio. Il percorso di questa via Longobardorum coincide per un lungo tratto tra Parma e Lucca con la via Francigena. Il tracciato preciso di strade ormai scomparse da secoli può essere ricostruito interpretando, con i necessari adattamenti, un itinerario che non è più possibile percorrere, anche perché profondamente alterato dalle modificazioni che il territorio ha subito nel corso dei secoli. Certamente è ancora oggi possibile raggiungere località ed attraversare luoghi che videro transitare i pellegrini del passato. Tuttavia l'originale esatto percorso va riscoperto sulla base dei documenti storici, reinventando soluzioni di percorrenza che si integrino con un tracciato oggettivamente percorribile in modo sicuro dal moderno pellegrino. I resti mortali di Santa Giulia vennero traslati probabilmente nell'anno 763. I Longobardi stavano proprio allora consolidando un sistema viario alternativo a quello romano, ormai disintegrato e largamente impraticabile. Il monastero benedettino femminile di San Salvatore in Brescia era stato fondato nell'anno 753 e quello di Leno nel 758. I loro possedimenti si estendevano molto lontano, con un'importante penetrazione del monastero lenese in Lunigiana. Logico quindi ritenere che il viaggio delle reliquie abbia attraversato territori in cui i Longobardi avevano sicuri ed importanti punti di appoggio logistico ed istituzioni religiose fortemente legate al loro sistema politico ed amministrativo. Un punto nodale della via dei Longobardi era il valico appenninico di Monte Bardone, Mons Longobardorum, presso Berceto, al passo della Cisa. Ricostruire oggi un percorso ormai dimenticato e carico di fascino storico, artistico e religioso è la sfida che il Cammino di Santa Giulia si propone di vincere. Questa iniziativa è libera e disinteressata ed ha esclusive finalità di formazione. Il concorso di donne, uomini ed istituzioni di buona volontà è accolto con gioia fraterna. Nel nome di Santa Giulia, a maggior gloria del Padre.